Perché non l'acqua non è pubblica in Sicilia? L'acqua non è pubblica in Sicilia perché ci sono state una serie di problematiche a livello politico, secondo me, dando la non volontà da parte dei partiti, secondo me, di adempiere a quello che era un impegno dettato dal referendum alla volontà popolare. Adesso c'è una grande spinta che non è soltanto data chiaramente al Movimento 5 Stelle, ma varie anime di altri partiti, singoli, diciamo, deputati che stanno cercando di portare avanti, e quindi stiamo facendo squadra, stiamo facendo numero. Questa cosa ovviamente è stata più volte rallentata dall'azione del governo. Cioè, noi per mesi abbiamo dibattuto su un progetto di legge, presentato gli emendamenti, votato e quant'altro, e nel momento in cui dovevamo tirarlo fuori dalla commissione, ci siamo visti presentare un nuovo disegno di legge da parte del governo, e quindi abbiamo dovuto ricominciare tutti i lavori. La neutralità, il principio della politica dell'acqua da parte dell'Europa è la neutralità dell'Europa per quanto riguarda il regime di proprietà e il regime di prestazione dei servizi. Ecco perché anche voi come regione potete scegliere. Cioè non c'è nessun obbligo comunitario che vi obbliga o vi impone che facciate una scelta pro pubblica, pro privata, pro mista. Potete fare quello che volete. Io considero Sicilia Acque, che non ho fondato io, considero Sicilia Acque una società pubblica e la considero. Venduta. Onorevole, no, io non ho nulla da perdonare perché ho sempre avuto nella mia vita rispetto per le opinioni di tutti. Le chiedo scusa, mi è venuto a No, ma rispetto per le opinioni di tutti e soprattutto in tanti anni, in tanti anni. Allora io vi chiedo scusa della mia presenza, capisco che il mio intervento non è utile e soprattutto non c'è una presenza. Sicilia Acque viene costituita nel 2004 con una composizione societaria inesistente con altre società. Vale a dire, la composizione dal punto di vista della partecipazione economica vede quote azionarie per il 75% in mano ai privati, per il 25% in mano alla Regione Sicilia. Il consiglio di amministrazione, sta qui la peculiarità, il consiglio di amministrazione, come il collegio sindacale, vedono la maggioranza in mano pubblica.